Costantino Sallis e sono il presidente del Comites Grecia. Vi ringrazio molto per questa vostra partecipazione che ci onora in modo particolare. A chiunque sia capace di farsi eleggere presidente, non dovrebbe essere permesso di assumere l'incarico, perché deve fare un lavoro a tempo pieno e trascurare la propria professione. Io sono uno scrittore e per uno scrittore non ci sono orari di ufficio. Lo stesso vale per un presidente. Un presidente può essere un elemento cruciale, ma da solo non fa una squadra. Il lavoro di squadra è il segreto che consente alle persone comuni di raggiungere risultati non comuni. Lavorare insieme con l'aiuto di tutta la comunità italiana può favorire la nascita di nuove idee e il germogliare di progetti innovativi a beneficio della nostra comunità. Questo nuovo Comites è stato eletto nel dicembre del 2021, dopo 6 anni dalle ultime elezioni, ed è composto da una nuova squadra. Il nuovo Comites si sta ancora occupando di una serie di attività burocratiche necessarie al suo riavviamento. Ad oggi il Comites non ha ancora accesso ai fondi di finanziamento al quale stiamo lavorando. Abbiamo presentato alle autorità competenti ottimi progetti e speriamo di sbloccare nei prossimi mesi gli ostacoli economici per avviare una serie di attività e iniziative per la nostra comunità attraverso eventi di interesse comune, facendo del Comites un importante punto di riferimento per la comunità intera. Abbiamo creato un nuovo sito e l'avvio di questo website, che a mio parere è uno dei migliori tra i Comites nel mondo, è il primo passo del Comites per informare i connazionali. Nel sito trovate già tanti contenuti utili che abbiamo sviluppato e continueremo ad aggiornarlo finché possa diventare una vera fonte di informazione. Abbiamo una grande varietà di sezioni di interesse generale e la frequenza dell'aggiornamento è quasi giornaliera, mentre altri siti Comites nel mondo stanno pubblicando solo una volta al mese. Tramite la sezione Lo Sportello del Cittadino avrete a disposizione una finestra per contattare il Comites su temi specifici, con la quale speriamo di potervi fornire utili informazioni sui servizi consolari e sulla comunità. Vorrei inoltre informarvi che il Presidente e i consiglieri Comites non ricevono alcuna remunerazione. Infatti, svolgiamo il nostro compito in modo assolutamente gratuito e anche voi potete aiutarci. Le vostre idee daranno forza e anima a questo Comites. La nostra più grande carenza non è quella di denaro, ma piuttosto quella di idee. Se le idee sono buone, il contante in qualche modo arriverà dove serve. Se tutti avanziamo insieme, possiamo fare l'impossibile, possiamo fare miracoli. E adesso non mi resta che ringraziare e ringraziarvi di cuore tutti per essere stati qua con noi questa sera.
Buon proseguimento di serata.